Grazie Presidente, non Rubio, una cooperativa che si trova nel comune di Castelviscardo. Siamo proprio al centro della zona della denominazione Ovvero Classico, è una cooperativa che ha dei numeri sicuramente più piccoli di quella di Cervo, comunque è una realtà molto importante per la nostra regione. La nostra cooperativa punta di più di 400 soci, vinifichiamo più di 100.000 quintali d'uva e siamo i primi produttori della nostra regione e da soli vinifichiamo più del 50% di tutta la produzione della denominazione Ovvero Classico. Quando il nostro direttore ci ha parlato di questo progetto, devo dire che tutti noi della Morrubio, prima il consiglio di amministrazione, poi abbiamo parlato in un'assemblea, abbiamo tutti preso questa notizia con molto entusiasmo. In primis perché era un progetto che veniva fatto con una cooperativa come la nostra, che aveva un'impostazione commerciale diversa. Oggi Morrubio commercializza la quasi totalità dei propri prodotti in cisterna, però sicuramente iniziare un progetto del genere ci riempie d'orgoglio e ci dà anche degli stimoli per crescere e fare qualcosa di diverso. Quindi io mi auguro che questo progetto abbia uno sviluppo importante, dia delle soddisfazioni, grandi soddisfazioni a i soci di Morrubio e soprattutto al gruppo Cervo che ci sta aiutando in questo progetto. Beh, devo dire che oggi per me è una giornata commovente. Io questa cattiva notizia ce l'ho nel cuore, tutto vero professore, quindi vedere qui tutto il consiglio di amministrazione, amici, il collegio sindacale, insieme al presidente, che sono venuti apposta con due colleghi stamattina, ma al di là di quello che abbiamo fatto, che già di per sé è importante. Questa cantina per sua scelta decise diversi anni fa di non continuare il cammino, ha fatto secondo me una scelta saggia perché all'epoca non aveva neanche la quantità sufficiente per impiantare un commercio con cinquantiscola e poi perché che noi è una zona che tiene bisogno di uva e a volte come tu sai l'imbottigliamento, il mercato delle bottiglie comporta non solo investimenti ma anche ammortamenti che non sempre i viticoltori piccoli possono in qualche maniera sopportare. Qua c'è sempre mancato qualcosa che pur non impegnandoci direttamente potesse portare alla cantina una soddisfazione formale e morale, prima che sostanziale. E devo dire che l'amicizia con te mi poteva trovare. Non poteva essere un albergo migliore per questo progetto. È un progetto che nasce dividendo i due ruoli, cioè la cantina produce il suo vino, la Morrubio, che dà alla Cervo per l'imbottigliamento e la commercializzazione. Devo dire che tutto il processo di produzione è stato fatto dal mio caro, bravissimo collega, Luigi Zama, che è qui con noi. Mi ha fatto fare un bagno nell'Orvieto, no? Anche se lui è per me quello di Londra, anche per altri motivi, ma penso che questo sia un progetto particolare anche per lui. E abbiamo cercato di dare il meglio sia come prodotto di Morrubio, come Pierluigi ha fatto per la preparazione di questo vino. Poi ne assaggeremo, faremo quantomeno un vino. Sì. Che cosa vogliamo ottenere con questo? Non ci poniamo obiettivi grandi numeri, grandi investimenti, grandi risultati. La Morrubio non necessita per la sua vita quotidiana di grandi numeri. Piccoli passi sì, piccoli programmi che siano realizzabili con dignità, con la passione che tutti noi mettiamo. E devo dire che è stata anche una cosa molto simpatica, perché parlando con Pierluigi, ancora di nuovo mille ringraziamenti anche da parte dei miei soci perché comunque si è adoperato perché il prodotto fosse il migliore possibile.
ho pensato a questo, caro Luigi, per noi etologi essere bravi o diciamo essere appassionati molto dipende, anzi di tutto dipende dai nostri presidenti, e io penso che in questo caso le cose sono state molto fortunate. Quando i due presidenti così attivi, così appassionati, così terraioli, terraioli inteso avanti della terra e del proprio lavoro. Quindi, merito il nostro, ma forse non siamo riusciti a farlo, se non avesse avuto alle spalle e in fianco a noi due presidenti, numero Enzo e Vincenzo, che sono partiti con un entusiasmo che ci hanno praticamente trasmesso. Quindi, grazie Lorenzo, grazie Vincenzo, grazie a voi soci, vi voglio un bene davanti, lo sapete, non c'è bisogno che lo ripeto, e sempre più in alto per amor rubio, specialmente adesso con la mia della serie. Grazie di cuore.